state qua, la famiglia in festa. Guarda che figo il mio amore, niente, arrabbiato perché ha detto che è vestito da pagliaccio. Benvenute in questo nuovissimo vlog. Guardate che figo questo uomo. Allora, oggi appunto è il 2 luglio, sabato, e stiamo andando tutti al matrimonio. Io, come previsto, non mi sono truccato, ho messo solo il lucida labbra e il mascara, perché ci sono 40 gradi? 35 gradi, e non avrei retto col trucco, vi dico la verità. Poi ho messo gli orecchini, questi qua di perla, e la collana dell'amorellato che mi ha regalato mio marito un sacco di anni fa, e ho messo il vestito, quello là, che mi ha prestato mia cugina, nero. Ho trovato un reggiseno dei cinesini stamattina, che contiene... C'è nel vetro scuro. Dicevo, reggiseno che contiene e che le tiene ferme, senza le bratelle, così da non lasciare scoperta comunque la schiena, non si vede la riga del reggiseno qua, è perfetto. Poi magari dopo vi mostro. Niente, Mare che si sta lamentando del vestito, delle scarpe, degli occhiali, tutta una lamentela. Guardate il mio bimbo com'è bello, e sei bellissimo. Mettiti gli occhiali, fai vedere. Ma che tu sei bruttissima con gli occhiali. Sono bruttissima io con gli occhiali, grazie amore. Allora, il posto è bellissimo. La cerimonia non è in chiesa, e mi pare di aver capito che sia tipo all'americana. Guardate qua, siamo proprio in mezzo al verde. Bellissimissimissimo. Però fa un caldo terribile. Amore, adesso dobbiamo aspettare la sposa. Spada. La sposa, vuoi andare un po'? E dopo ci andiamo, dopo fatti corto. Dopo io e te prendiamo la macchinina e andiamo a fare tutti i giri. Cambiata, eh? Thank you.
il tuber lì. Si amano, se no non si sposavano. Proprio così, una vita insieme. Perché con te ho capito cosa significa insieme. E con te ho capito l'amore e l'aiuto reciproco. Quindi mi sembra il minimo regalarti tutti i miei giorni, sempre con il tuo sorriso disegnato nei miei occhi. Ti amo. Bravo. Ma che bel bimbo! Ma che bel bimbo! Fagli vedere le scarpe! Sì! Allora, prima che arrivano tutti faccio spiare il tableau de mariage, guardate che bello, e qui lascia un messaggio, bellissimo, e qui invece c'è la sala, meraviglia proprio. Sì, adesso basta perché hai fatto 50.000 giri. E qui c'è mio marito che non ce la fa più perché sta dietro a Marek tutto il giorno, perché io queste scarpe non riesco a fare niente. Ma tu non sei ancora stanco? Eh? Tutti i bimbi dormono, l'unico bimbo sveglio è Marek. No, perché c'è il ma tutti sono. Ma i bimbi dormono, vieni andiamo a vedere le luci, fai vedere le luci alle Followings, vieni. Aspetta.
Fai vedere che bello. No, con, tu vai, fai, spiega, spiega. Fai vedere. Lucciole. Lucciole. Che belle lucciole. Hai visto che bello? È bellissimo. Una favola. Tutte le discese. Tutte le discese. Bellissimo posto. Che si chiama? Non me lo ricordo più. Matrimonio di Stefania. Sì, amore, ma io dicevo la location, qui il posto. Ah, la location. Come si chiama? Non mi ricordo. Tu location. Ti ricordi come si chiama questa location? Firth Man. Sì, così. Faccio vedere tutte le... Ora, ma iniziamo in quella... Tutti fa... Quindi... Avrei fatto il video, mamma... C'è il ristorante giù. C'è il ristorante giù. Sai che adesso devo spegnere perché c'è la musica? Ok, spegni. Facciamo dopo? Aspetta. Aspettiamo papà, che è qua dietro di noi. Eccolo, amore mio. Sei stanco, amore? Saranno le... Boh. Che ore sono, amore? Sarà mezzanotte. C'è un sonno io. Amore, mi stai pestando il vestito. Tre giorni dopo vi faccio vedere la bomboniera che però abbiamo già scartato. Vabbè, qui ci sono i nomi con la data, poi i confetti e questo portaoggetti. Non so, in realtà è una ciotolina. È molto carina, ben lavorata, un bel blu. Lo stesso colore dei capelli di mia cugina. Bellissimo. Comunque, adesso questa va nella... mia zona bomboniere ricordi. Inoltre a tavola su ogni tovagliolo c'era questa chiave che ho scoperto essere un apribottiglie, me l'ha detto mia cugina Simona, perché sennò io vi giuro non ci sarei mai arrivata. E col c'era il bigliettino vicino con i nomi, il giorno del matrimonio eccetera, però noi l'abbiamo staccato e io l'ho messa in cucina lì appesa nella lavagnetta e la usiamo come apribottiglie ed è carinissima davvero. Il matrimonio, come avete potuto vedere, è stato
Bellissimo, veramente bellissimo. Il nome del ristorante non me lo ricordo, però provo a fare mente locale, ve lo lascio scritto qua. Tenuta blu. Dovrei prendere la partecipazione di nozze. Vediamo se la trovo, ve lo scrivo qua, perché magari poi me lo chiedete. Io so già che qualcuno di voi sarà interessata perché il posto era strepitoso, bellissimo, davvero, un parco. Bellissimo. L'unico lato negativo di questo matrimonio è stato il caldo. Cioè, ragazzi, un caldo ma allucinante, mamma mia. Fino alle 8 di sera, cioè, batteva il sole, si moriva, moriva. E aspettate un attimo. Scusate, ho detto a Mare che devo abbassare il volume. La cerimonia si è tenuta all'aperto, ma eravamo sotto l'ombra, quindi non abbiamo patito. Ma quando siamo stati al sole durante l'aperitivo, mamma mia, ragazzi miei, è vero che eravamo sotto gli ombrelloni, ma credetemi, si moriva di caldo. Io mi sono portata anche il coprispalle, cioè non il coprispalle, la stola, come si chiama? Non mi viene il nome. Comunque, per coprirmi durante la cerimonia, anche se non è stata una cerimonia religiosa, è stata una cerimonia civile e comunque non in chiesa. Anche per quello ho scelto di mettere un vestito un pochino più osé, ho osato un pochino, perché sapevo che non andavo in chiesa, altrimenti non mi sarei messa quel vestito. Comunque aveva una scollatura profonda. Inoltre, mi sono, come vi ho detto, portata la stola, ma non sono riuscita a tenerla addosso. C'era un bagno di sudore, era una cosa impossibile. Mio fratello non l'avete visto nel video perché non è potuto venire, perché ha lavorato e non poteva mancare al lavoro purtroppo, ma già lo sapeva da un bel po' che non sarebbe potuto venire. Gli è dispiaciuto un sacco, è dispiaciuto un sacco anche a noi, però purtroppo il lavoro chiama e ringraziando il Dio noi il lavoro ce l'abbiamo, non ci manca e quindi ce lo teniamo. Stai dicendo, Marek, stai guardando i broccoli? You like broccoli? Yes, I do. Poi comunque abbiamo fatto l'aperitivo, dopo l'aperitivo intorno alle 8, erano le 8 e mezza, ora non ricordo, siamo andati a mangiare giù al ristorante dove abbiamo anche ballato, poi abbiamo fatto il taglio della torta e si sono fatte più o meno l'una e mezza e noi intorno all'una e mezza alle 2 siamo andati via, poi loro hanno continuato a ballare giù, c'era un'altra taverna e hanno continuato a ballare da quello che ho potuto capire dai video che ha messo mia cugina su Instagram perché non mi sono informata. Però noi siamo andati via perché è un sacco distante da casa mia, saranno almeno 50 km, tutti tu, 50-60 km tutti. Mio marito dice 100, ma esagerano, saranno una sessantina di chilometri, quindi veramente lontano. Ci abbiamo messo un'ora e qualcosina, un'ora dai, per arrivare a casa. Comunque alle 3 ci siamo messi a letto, siamo crollati. Io il giorno dopo ero distrutta, ragazzi, mi facevano male le gambe, la pancia, la schiena, tutto, cioè io sono abituata a fare questi orari. Poi con quei tacchi, mamma mia, con quei tacchi, ragazze, cioè camminare con quei tacchi, mi sono portata le scarpe di ricambio, assolutamente, infatti poi me le sono cambiate durante la cena, a un certo punto me le sono cambiate. Mi sono messa i sandalini, quelli là che metto di solito, dorati, però mi facevano un sacco male i piedi. Anche se le scarpe erano abbastanza comode, ma mai abbastanza, come si parla di tacchi. Allucinante. Comunque no, è stato bellissimo. Mi sono divertita tanto, mi è piaciuto tanto. Poi io con le mie cugine sono tanto legate. Lei è la mia cugina Stefania. Vabbè, avete potuto immaginare e capire che è una tatuatrice e lei fa proprio la tatuatrice di mestiere insieme a suo marito Fabio. E sono appunto tatuatori e in tante su Instagram mi avete detto che li conoscete, addirittura mi ha scritto una ragazza dicendomi: "No, non ci posso credere che Stefania è tua cugina, è la mia tatuatrice". Io non lo sapevo, ho pensato un po' come piccolo il mondo. E il negozio di tatuaggi di mia cugina si chiama, non me lo ricordo, ve lo lascio scritto qua e la trovate anche su Instagram, trovate la pagina del negozio di tatuaggi, ve la lascio scritta qua, ve la taggo anche qua sotto in info box, così se volete andare a dare un'occhiata, se siete di Torino e siete patite di tatuaggi, loro sono bravissimi, bravissimi. E come avete visto la sposa super originale, oltre che super bellissima, una fata, una fatina, Marek mi ha detto: "Mamma, che bella, è una fata Stefania". Davvero, la seguivo ovunque, ovunque, la guardavo, è una fatina, che bello, sembra una fata. Sembrava veramente una fata, bellissima, bellissima. Comunque, poi quel vestito, cioè io l'ho adorato quel vestito, solo lei può mettersi un vestito così alta, magra. C'è solo chi ha quel fisico, già io con quel vestito sarei sembrato un insaccato. Ma che deve fare la cacca, va bene amore? Altra cacca, ok, interessante per tutte le followings. Comunque, vi ringrazio.
per avermi aiutato a scegliere il vestito. È piaciuto a tutti, sono contenta, è piaciuto anche a voi, per voi che l'avete visto su Instagram. Vi lascio una foto qui di fianco perché non credo che nel video del matrimonio io sia riuscita a farvelo vedere bene. E per chi non avesse Instagram vi faccio vedere bene la fotografia qua di fianco. Davvero mi sentivo a mio agio. L'altro vestito, come mi avete consigliato voi, non l'ho indossato, quello nero con gli strass, anche se era molto più elegante, perché secondo me era troppo. Un attimo amore, poi avrete visto sicuramente lo sposo con i pantaloncini e le scarpe da ginnastica. Finita la cerimonia è iniziata la cena, arrivo, è iniziata la cena, si è andato a cambiare, si è messo i pantaloncini con le scarpe da ginnastica, fighissimo, cioè io ho adorato proprio, sono rimasti loro, non sono cambiati perché il matrimonio, allora bisogna essere così eleganti, no, se ne sono fregati, ho fatto anch'io così al mio matrimonio, quindi ho adorato tanto, io al mio matrimonio ragazzi a un certo punto mi sono legata i capelli così perché ho la conciatura sciolta, mannaggia a me, ma è più 27 luglio, 7000 gradi, più caldo nel mio matrimonio che il matrimonio di mia cugina Stefania, ho fatto un bel puciu e mi sono messa la molletta, quella là da parrucchiera in testa, ho detto tutto. Stavo morendo. Niente ragazze, spero di avervi detto tutto. Chiudo qui questo video, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Marek ha fatto la cacca, io devo andare. Vi mando un mega bacione, ci vediamo venerdì con un nuovissimo video.